La macchina di potere che ha disarcionato Berlusconi sta ancora lì. Se bisogna fare una riforma in Italia, direi la prima cosa dovrebbe essere quella di demolire questa macchina di potere. Certo, la storia, il fatto, quello che è avvenuto, ma la macchina è qualcosa che si proietta nel futuro. È un dato di fatto, è un'istituzione di fatto. È una deformazione, non possiamo dire che le nostre siano istituzioni libere se i meccanismi legislativo, giudiziario, eccetera, sono tali da fare in modo che la gente va a votare. Però chi decide sono 3, 4, 5, 10 magistrati qua dicono no, tizio non va bene. Berlusconi era antipatico, portava i tacchi alle scarpe come lo fa Forastini. Eccetera, eccetera, tutto quello che si vuole. Non è questione se fosse simpatico o antipatico. Non è questione se qualcuna o una, certo non tutte, erano troppe le azioni giudiziarie nei confronti di Berlusconi, sicuramente alcune inventate strumentalmente, e beh, bastava una, forse. Ma se questo è possibile. Mi dice sì, però nei confronti di Renzi questi non lo fanno, eccetto, non lo fanno. Potrebbero farlo. Non sappiamo se, fino a quando non lo faranno. Lavorano bene, stanno perseguendo soltanto i ladri, e non lo sappiamo se sono solo i ladri. Ogni tanto viene fuori qualche clamoroso errore di fondo, cioè gente che considera illecita delle cose lecite, la magistratura ha finito per intromettersi in questioni che sono sicuramente al di fuori della sua portata, creando delle figure di reato, tutti tirano fuori dal concorso esterno di associazione mafiosa, ma pensiamo, c'è una cosa che brutta. Questione dei soldi dei partiti. Chiunque ha fatto politica sa che ve ne sono di questioni brutte, ma destra, sinistra, dove meno ci se ne aspetta. Il denaro serve a molte cose, buone, ma anche a molte che buone non sono. Ebbene, hanno imputato delle persone di appropriazione dei rimborsi elettorali. Ha senso? Nessuno se lo domanda, nessun giornale dice: ma scusate, se è un rimborso, che significa? È una cosa che torna nella borsa. La borsa di chi? La borsa di un privato. Il tizio ha tirato fuori dalla borsa i soldi per fare la campagna elettorale. Lo Stato ritiene che quei soldi che lui ha speso gli devono essere rimborsati, tornare nella sua borsa, tornare nella borsa che ti ha detto. No, però ci è andato a fare la crociera, certo, non l'ha fatta prima per fare la campagna elettorale, la fa dopo. Ma insomma, sono questioni che incidono sulla logica del diritto, sulla quale a un certo punto uno può alzare le spalle e dire: ma vabbè, la logica, guardiamo la sostanza. E no, signori miei, il diritto è il diritto, non si può dire guardiamo la sostanza. Se c'è il diritto bisogna che sia osservata la norma e la sua logica, perché non possiamo osservare e dare valore a qualche cosa se ne disprezziamo e ne buttiamo via quella che è la logica che ne è sottesa, però ci stiamo allontanando forse un pochino da quello che era il punto centrale, la persecuzione, la demonizzazione è l'unica forma di critica conosciuta da certe frange barbare, direi.
della nostra società, dei nostri ambienti, del nostro giornalismo, non è solo la Francia, cioè non si critica mai nessuno, tutto va bene, poi ci sono delle cose che vanno demonizzate, il demonio, e c'è dietro forse una storia, dovremmo ricorrere al ricordo dei roghi, dell'Inquisizione, siamo un paese in cui ha funzionato l'Inquisizione, non come in Spagna, ma ha funzionato l'Inquisizione. Noi ricordiamo giustamente l'unica persecuzione della quale fortunatamente non sembra che si voglia perdere la memoria, è quella contro quella razziale, contro gli ebrei. È giustissimo che non si perda la memoria. Però dobbiamo dire che non possiamo dimenticare, per esempio, che la persecuzione anti-ebraica non nasce con Hitler, no? Hitler, la sua rozzezza, raccoglie quello che c'era nel sottofondo, non direi culturale perché non è anticulturale, nella non cultura popolare dei popoli mitteleuropei, non soltanto tedesco. I polacchi erano più razzisti dei tedeschi, poi hanno fatto le spese. E da che cosa è nato? È nato dall'idea del peccato della gente ebraica, del deicidio. A Roma c'è il ghetto che ci ricorda quell'episodio, la razzia, i tedeschi, gli ebrei deportati il 16 ottobre del 1944, ma c'è anche una chiesa in cui c'è una scritta sopra che parla di popolo colpevole, perché lì venivano mandati obbligatoriamente 15 ebrei a turno una volta alla settimana a sentire una predica in cui c'era un prete che gli diceva che sarebbero andati tutti quanti all'inferno, che erano tutti sporci, mascalzoni, là, perché avevano ucciso Gesù Cristo, compagnia bella. E io mi ricordo da piccolo, sentivo dire, gli ebrei hanno ammazzato Gesù, ma non è vero, l'hanno ammazzato i romani, ma insomma, certo gli ebrei c'erano la loro parte. Quindi noi abbiamo avuto una persecuzione religiosa, intolleranza religiosa, e la stessa, prima parlavamo della massoneria, la persecuzione della massoneria si ricollega a questa demonizzazione che ne è stata fatta per tutto l'Ottocento da parte clericale negli stati del Papa, fuori dagli stati del Papa, cose che lasciano nel sottofondo dei popoli delle tracce estremamente pericolose. Credo che dovremmo trovare e cominciare ad accorgere, dovremmo non dimenticare queste cose, perché se dobbiamo dare un significato, si parla alla destra, raccogliere, rifare, rimettere insieme i pezzi alla destra, i pezzi sono pezzi, i cocci, con i cocci si possono fare delle cose, un restauro di qualche vaso etrusco, eccetera, da mettere al museo, ma certo non del vasellame da mettere a disposizione della vita, della gente. E la destra, ma io direi che il problema non è in Italia ricostruire la destra che non c'è più, e che è bene che scompaia quel tanto che c'è, perché finché ce ne sono i pezzi impediscono di avere chiare le idee. Il problema è quello di trovare delle idee nuove,
delle funzioni nuove e cominciare a dire non è destra o sinistra, vogliamo una volta tanto ricordarci di un nome nobile, un'espressione nobile, che ha fatto il nostro paese, che ci ha dato momenti di grande soddisfazione morale e politica, liberale. Vogliamo dire che non è una parolaccia, non c'è da nascondersi se si è liberale. Idee liberali, come fare? Beh, direi intanto cominciare proprio dalle persecuzioni. Mettere una mano contro, che ferme questo concetto, questa tendenza, questo scivolare facile che c'è alla persecuzione di fronte a fatti talvolta dai quali non è concepibile si occupi negativamente lo Stato con i suoi poteri, e talvolta anche su fatti che devono essere anche perseguiti, ma non perseguitati. No alla persecuzione, e però bisogna anche perseguitati. Continuino e non facciano i disinvolti. C'è una cosa, non sono stato mai particolarmente un esaltatore né un detrattore di Berlusconi, ma c'è una cosa che non mi piace, e questo suo voler far dimenticare, si dice va bene, c'è stata quella storia là, ma poi ne parleremo. No, io riesco a concepire un Berlusconi che va in piazza a dire ricordatevi di quello che hanno fatto. Ma forse Mauro, non è questa cosa, la causa di ciò non è il fatto che poi in fondo Berlusconi non è un liberale e non capisce neanche il valore della la gravità di ciò che ha fatto la giustizia. Io direi non è un liberale, se dobbiamo togliere, diciamo così, il senso negativo a questa affermazione. Non è un liberale, come non ci sono altri liberali, come non è un liberale Renzi, come non è un liberale Mattarella. Il fatto è che questo, che i liberali, mea culpa anche per me, tutti abbiamo avuto le nostre colpe. Io mi considero essenzialmente un liberale. Aver cercato nella teatralità radicale di Pannella, il quale è un liberale, forse lo è stato, insomma, essenzialmente un teatrale, insomma, e qualche cosa che ci avrebbe consentito di essere più facilmente liberali, grande errore, no? Perché questo Berlusconi, sì, vabbè, insomma, comunque con lui intanto facciamo la destra, poi faremo liberali, no signori. Poi ci si accorge che Berlusconi capitombola per mancanza di idee. A un certo punto la gente che ci ha avuto intorno, delle ottime persone, ma anche persone male accozzate insieme, perché mancava la coesione di un ideale. Perché non c'è più un liberalismo? C'è nel paese, ma in realtà schiacciato fra cattolicesimo e marxismo, in questa tenaglia che ricorda le tenaglie infuocate dell'Inquisizione, no? Già che abbiamo parlato di persecuzione, perché dall'altro dobbiamo parlare della persecuzione ideologica, del dannatio memorie di Benedetto Croce, oggi fatto dimenticare, è anche quella una persecuzione, insomma, no? Certo, Benedetto Croce era troppo soddisfatto, per lui il liberalismo era realizzato,
perlomeno questa è la sensazione che io ne ebbi allora. Ma insomma, bisogna che se c'è, e io credo che ci sia, una necessità di libertà, di liberalismo, se c'è una visione di un avvenire liberale nostro, dell'Italia, ma direi anche del mondo, in altri paesi, ma comunque parliamo chiaro, chi è liberale lo dica, non c'è bisogno di dire, no, io sono moderato, cioè questa storia del moderatismo di Berlusconi per me è intollerabile, chi sono i moderati? Moderatamente di sinistra, moderatamente di destra, moderatamente ladri, moderatamente onesti, no, la moderazione in genere è una virtù, la moderazione, ma insomma non è un essere, una qualificazione. Un ideale non è moderato? Non è moderato l'ideale e non è un ideale la moderazione. La moderazione è un modo di adattarsi e di soltare le cose, eccetera. Questo. Perfetto.